Ora lo sport si è svolta ieri pomeriggio a Sappada, in Veneto, la cerimonia di apertura dei 31esimi Giochi nazionali invernali Special Olympics 2020, a gareggiare oltre 500 atleti in diverse discipline sportive. Allora ascoltiamo Andrea Rinaldi. C'era qualche fiocco di neve a Sappada alla cerimonia di apertura dei 31esimi Giochi nazionali invernali Special Olympics. Con l'arrivo della torcia e l'accensione del tripode davanti a 58 delegazioni provenienti da tutta Italia. Un momento di festa e di inclusione attraverso lo sport e il gioco che ha coinvolto ben 523 atleti con disabilità intellettiva, che si cimenteranno nelle competizioni di sci alpino, snowboard, corsa con le racchette da neve e sci di fondo. Sorrisi e non paura sui volti dei ragazzi. Ci ho messo passione. Perché io nelle gare ci metto sempre passione. Parte integrante nel coinvolgere i propri figli sono i genitori. Loro stessi presi dall'atmosfera positiva e felice della manifestazione. Come genitori noi ci siamo sempre dovuti aggiustare tra il sottile limite tra quello che è spingere Federico a fare delle cose e quello che potrebbe essere vissuta dal ragazzo come una costrizione. Un evento organizzato da Special Olympics Italia. Il messaggio che vogliamo dare qui in Friuli e a Sappada è un messaggio di inclusione. Lo sport è uno strumento formidabile per integrare.